Ciao, ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata True Crime. Nel video di oggi vi parlerò di un uomo cinese conosciutissimo in Cina e non solo, purtroppo, con il soprannome di Jack lo Squartatore, esattamente proprio quello lì. Quindi se volete saperne di più io vi invito già a mettermi un bel like al video e di guardare il video fino alla fine. Intanto però vi lascio la sigla. Ciao! Parlavo poco fa, si chiama o si chiamava Gao Chenyon e nasce il 10 novembre del 1964 nella provincia del Gansu in Cina. Gao è cresciuto in una famiglia veramente molto povera, infatti i suoi genitori erano due umilissimi contadini che non riuscirono mai purtroppo a pagargli gli studi. Di Gao si dice che fosse una persona molto tranquilla e riservata. Quando il padre purtroppo fu colpito da una paralisi che lo costrinsero a rimanere a letto, il ragazzo si rimboccò le maniche e andò direttamente a lavorare. Ahimè, il padre purtroppo morì e Gao divenne sempre più riservato e silenzioso. La sua natura maligna molto probabilmente venne a galla quando Gao un giorno decise di far domanda presso un ramo militare, credo di aver capito, come pilota. Purtroppo però questa domanda, venne rigettata molto probabilmente perché lui non ha mai conseguito alcun titolo di studio e quindi non rispettava i requisiti richiesti. Infatti da questo rifiuto questo ragazzo iniziò veramente a prendersela con il mondo e con la politica. Comunque sia, tra un lavoro e l'altro riuscì anche a trovare l'amore, infatti si sposò con una donna con cui aprì anche un negozietto di alimentari ed ebbero insieme due figli. Nonostante questa apparente pacifica quotidianità, questo ragazzo ormai divenuto uomo nascondeva in realtà un segreto veramente terrificante. Nel tempo infatti quest'uomo veniva riconosciuto da chiunque come un serial killer e uno stupro. Visti i suoi tremendi crimini, i media cinesi gli affibbiarono il nome di Jack lo Squartatore cinese. Tra il 1988 e il 2002 si pensa infatti che Gao abbia ucciso e mutilato ben 11 persone. Nel corso di questi 14 anni ha infatti ucciso, mutilato e violentato ben 11 donne. 9 a Bain nella provincia di Gansu e 2 a Baotou, mi sembra, non so come si pronunci, comunque nella Mongolia interna. Il suo primo omicidio avvenne nel negozio alimentare che gestiva con la moglie. Questo tristissimo episodio avvenne il 26 maggio del 1988, quando tra l'altro Gao ebbe il suo primo figlio. Di base Gao operava di giorno, infatti usciva di casa, salutava la moglie tranquillamente, andava in cerca della sua preda adocchiando principalmente ragazze giovani, sole e principalmente vestite di rosso. Dopo aver scelto la sua ignara vittima, la seguiva fino a casa, la violentava e la faceva fuori. Una delle sue vittime più giovani, io sono ancora agghiacciata di questo, ma purtroppo c'è gente così al mondo, era una bambina di 8 anni, che, beh, non vi sto a dire cosa ha fatto, però insomma vi lascio immaginare. Vi dico solamente che lui, solitamente dopo aver fatto i suoi porci comodi, tagliava loro le mani, gli organi riproduttivi, e di una ragazza addirittura tagliò un seno per portarselo con sé in giro come un trofeo. Quindi diciamo che non era proprio in sé. Scusate, c'è la gatta che fa casino. I delitti sono fortunatamente cessati nel 2002, ma diciamo che la svolta vera e propria è arrivata anni dopo, quando uno zio o un cugino, non ho ben capito delle varie fonti onestamente, fu arrestato per un reato minore. Ma come sono arrivati i poliziotti a Gao? Adesso ve lo dico. Cos'è successo? Praticamente dopo aver arrestato questo zio, questo cugino, insomma questo parente stretto di Gao, la polizia ha notato una certa somiglianza e compatibilità del suo DNA sui resti di alcune vittime trovate appunto in varie scene del crimine. Appurato che il vero omicida
non fosse quest'uomo, ma che comunque sicuramente il vero killer faceva parte di questa famiglia, di quest'uomo, cosa ha fatto la polizia? Ha iniziato a prelevare il DNA da tutti i parenti, arrivando infine anche al nostro Gao. Dopo aver prelevato il DNA anche di Gao, la polizia ha notato una certa somiglianza col suo viso, del suo viso con quello di un identikit che girava già da qualche anno all'interno delle centrali di polizia e su cui vi era anche una taglia di 200.000 yuan. Quindi, ancora più insospettiti, hanno fatto tutte le analisi possibili su quest'uomo. Dopo averlo tempestato di domande, ovviamente è stata presa in considerazione anche la moglie, che ha dichiarato di aver effettivamente notato che suo marito ogni tot spariva per giorni interi, però non aveva mai collegato le sue sparizioni, diciamo, con gli omicidi avvenuti nella sua provincia. Non essendo comunque una famiglia molto ricca, il pensiero della donna era: ok, mio marito sta uscendo per alcuni lavori esterni a quello del nostro negozietto alimentare e non mi pongo neanche il problema. Comunque torna a casa con dei soldi, quindi sicuramente qualcosa di buono ha fatto. Peccato che in realtà il suo buono era invece una cosa orribile, perché i soldi con cui lui tornava a casa erano quelli rubati alle sue vittime. Tutto questo avvenne più o meno nel 2016. Quando appunto Gao venne preso direttamente dalla polizia e portato in centrale. Dopo il suo arresto, Gao non fu mai in grado di fornire delle motivazioni adeguate e reali per i suoi crimini. Ha semplicemente ammesso alle autorità che quando in certe giornate avvertiva dentro di sé uno strano impulso, preferiva uscire di casa e svagarsi. Nello svagarsi, però, puntava delle ragazze quando sceglieva quella che secondo lui era idonea al suo stato d'animo del momento. Non si sa bene cosa che gli partiva effettivamente nella testa, perché comunque, come vi ho detto all'inizio, lui era conosciuto come una persona molto pacifica e tranquilla. E quindi chissà cosa che effettivamente gli scattava nel cervello ogni tot. Però, boh, insomma, aveva ammesso appunto che se iniziava a seguire delle ragazze, le pedinava fino a casa e preso da una sensazione di potere, probabilmente di mascolinità, chi lo sa, faceva fuori queste ragazze. Forse anche per necessità di soldi, non lo sapremo mai, effettivamente non lo ha mai confermato questo aspetto, però diciamo che potrebbe anche essere. Sicuramente poteva essere accettata la rapina, ma sicuramente no, tutto quello che veniva dopo, capito? Cioè le dilaniava le sue vittime. Dopo aver confessato tutti i suoi delitti, fu condannato a morte nel marzo del 2018. È stato infine giustiziato il 3 gennaio del 2019. Il metodo di esecuzione non è mai stato reso noto, ma diciamo che le condanne in Cina in questi casi avvengono solitamente con iniezione letale o fucilazione. Secondo me è la seconda opzione. Non so, sentimento. Termina così l'era di questo nuovo Jack lo Squartatore. Cosa ne pensate voi di questa storia veramente terribile? La conoscevate o appunto sapevate solamente dell'esistenza del Jack lo Squartatore, quello londinese del 1888 se non sbaglio? Correggetemi qui con un commento. Bene, io direi che questo video posso concluderlo così. Intanto vi rinnovo l'invito di iscrivervi al mio canale se vi va, è tutto gratis, quindi non vi preoccupate. Lasciarmi un like perché a me fa super piacere. Commentare, ovviamente ditemi tutto quello che volete in base a questo al video di oggi o a quelli precedenti, o se avete magari qualche nome in particolare di cui non lo so, volete qualche informazione in più, fatemelo sapere qui sotto con un commento. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Attivate la campanella perché non so quando sarà il prossimo video. Decido sempre all'ultimo, alla fine, quindi principalmente è venerdì, però a volte pubblico anche di domenica, quindi non lo so. Attivate la campanella. Ciao, zaijian!